Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su GTA 5 nella mod LCPDFR. Allora ragazzi, riprendiamo la nostra serie. Io ho aggiunto un po' di cose, ovvero una marea di call-out nuovi che spero adesso ci capiteranno, insomma, con il nostro giro in servizio. Vediamo un attimino che cosa ci capiterà. Dovremmo avere tante nuove situazioni, quindi speriamo ragazzi, speriamolo davvero. Allora, abbiamo un occupante diciamo ricercato, quindi andiamo immediatamente a controllare. Ah, tra l'altro arriverà qua, perfetto, quindi aspettiamo che passi, aspettiamo un attimo. No, mi sa che ha cambiato strada, però attenzione. Ah no, eccolo qua, ok, è questo qua, perfetto, quindi giriamo e vediamo di segnalargli lo stop. Vediamo un attimino, io ho segnalato al sospetto di fermarsi, ok, si è fermato qua, perfetto. Quindi scendiamo un attimino dal veicolo, sperando che non scappi il tipo. Vediamo. Allora, salve. Allora, inizia a darmi intanto i tuoi documenti, così facciamo un bel controllino. Allora, vediamo se mi dà... Ok, pad check, perfetto, facciamogli un controllino. Vediamo un po' se questa Rihanna Cole ha qualcosa di strano. Sì, la sospetta è ricercata. Non sappiamo ancora bene per cosa. Comunque noi richiediamo anche un controllo sul veicolo. Ok, una dilettante. Vediamo, di Rihanna Cole, ok. Ok, è ricercata perché la registrazione è scaduta. Va bene, o comunque mancante, insomma. Quindi a questo punto, niente ragazzi, questa la dobbiamo comunque arrestare perché chiaramente... non può assolutamente andare in giro così. Quindi là, dove vai ciccia? Dove vai? No, dove stai andando? Ah, ok, dai, fermati. Me la fai arrestare? Zio, me la fai arrestare? E allora facciamo alla vecchia maniera. Ok, dai, mettiti giù. Oh, che diavolo state facendo? Che cavolo state facendo? Che diavolo... Porca miseria, aspetta. Ok, chiamiamo un po' di unità di supporto perché sono impazziti tutti. Porca madoncina, che cacchio. Stai fermo. No, non mi pigli ragazzo, non mi pigli. Allora, quella intanto è ancora a terra. Allora, vi fermate. Ok, fermati e anche tu fermati. Dai, stai giù, mo vi arresto tutti, ragazzi, vi arresto tutti. Allora, tu vieni su e iniziamo a arrestare questo perché mi hanno attaccato senza, assolutamente senza motivo. Andiamo a arrestare questo. Allora, tu ti devi fermare, ciccio, ti devi fermare, dai. Mettiti giù per terra. Perfetto, allora, dovevamo in realtà arrestarne uno... Alla fine ci ritroviamo ad arrestarne tre. E vabbè, meglio per noi, non è assolutamente un problema. Ok, allora arrestiamo questa finalmente, se riusciamo ad arrestare anche questa. Ok, perfetto. Allora, vediamo di chiedere un po' il trasporto per questi qua. Allora, facciamo un multitransport, così li portiamo via tutti insieme, ragazzi, almeno. Allora, se questi non la finiscono di venirmi addosso alla mia macchina, gli faccio veramente un culo a strisce. Porcaccia boia. Allora, voi ragazzi ve ne andate tutti quanti dentro, facciamo un arresto triplo, ragazzi, mamma mia. Dovevamo arrestare solo la tizia e alla fine abbiamo finito per arrestarli tutti. Allora, intanto facciamo una perquisizione un attimo a questi due qua che mi hanno attaccato, per capire se avevano qualcosa. No, questo non aveva niente. Vediamo questo se aveva qualcosa di strano. Vediamo un po' un attimino cosa aveva. E non avevano neanche niente, tra l'altro. Ok, vai con l'arresto multiplo, ragazzi. Vai, portateveli via tutti. Ma tutti e tre vi ci stanno, no? Non vi ci staranno mai. Forse mi ha preso solo questi due, non lo so. Vabbè, chiamiamo un altro trasporto per questo. Ah sì, perché si vede che mi ha preso solo quei due, non mi ha preso anche il terzo. Vabbè, fa niente. Chiamiamo un terzo trasporto, eccolo qua che arriva. Allora, intanto facciamo un attimo una perquisizione alla macchina, poi per vedere se è tutto a posto, ma credo che comunque sia in linea di massima tutto a posto.
Sì, qua non c'era nulla. Vabbè, adesso qua dietro diventa un po' complicato. Ok, perfetto. Quelle, quei due li hanno presi. Sì, grazie collega. Complimenti per la manovra, veramente. Veramente i miei complimenti. Allora, vediamo un attimino questo se... Ok, riusciamo a chiamare un carro attrezzi. Perfetto. Mamma mia, adesso il collega veramente lo arresto pure il collega, guarda. Ok. Dai, allora portiamo via sta macchina che qua sta succedendo un casino. Allora, fatemi salire di qua, va. Ok, dai. Oh, perfetto, almeno sta macchina l'abbiamo tirata via dalle scatole. Ok. Io ragazzi passo di qua perché sennò... Ok, allora abbiamo un sospetto armato. Ok, è qua. Eccoli, porcaccia Eva. E questi sparano. Occhio. Ok, occhio, questi sparano, ragazzi. Dai. Ok, uno l'ho fatto. Vediamo se riusciamo a fare anche l'altro. Tanto abbiamo anche... Ok, li ho fatti tutti e due. Chiamiamo ancora qualche unità di supporto perché siamo rimasti... Sì, vabbè, collega, se ti dai una calmata magari... Ok, bravo che l'hanno fermato. Vai, scendi. Fermati. Ok, mettiti a terra. Mettiti immediatamente a terra. Ok, perfetto, questo a terra. Vediamo se me lo fa arrestare. Perfetto, ok, dai. Il guidatore l'abbiamo preso. Abbiamo preso anche il passeggero che c'era dall'altro lato. Però io ho bisogno subito di chiamare assolutamente i soccorsi. Ah, ok, che sono arrivati, alleluia. Perfetto. Ok, vediamo un attimino chi riescono a salvare. Intanto così almeno curano anche me. Vediamo se riescono... Ok, almeno ci facciamo dare anche una curata a noi, ragazzi, perché siamo messi veramente, veramente... Oh, no, è arrivato il trasporto. Ah, ok, sarà buggato perché c'era la mia macchina, ok. Finalmente il trasporto, quello lì è arrivato, quindi lo stanno portando via. Qua vediamo se riescono a salvare qualcuno, ma ne dubito fortemente. Ne dubito fortemente. Ok, questa chiamata l'abbiamo già fatta. Questo Akira Young è stato... preso in consegna. Ok, questo non ce l'hanno fatta a salvarlo, quindi a questo punto ragazzi chiamiamo il coroner. Ok, vediamo di chiamare il coroner perché purtroppo mi sa che per questi due non c'è nulla da fare. E a questo punto ragazzi chiamiamo anche... Ah no, una l'hanno salvata. Una sono riuscita a salvarla. Incredibile. Incredibile, una sono riuscita a salvarla. Adesso la porteranno in ospedale. E fantastico, una sono riuscita a salvarla. La ragazza, ragazzi, sono riuscita a salvarla. Meno male. Allora, a questo punto chiamiamo il... no, il carro attrezzi l'ho già chiamato. Sì, ma non so perché non arriva. Vabbè, io lo richiamo. Ok, perfetto. Chiamiamo il carro attrezzi. Ok. Qua i coroner stanno... pensando a fare il tutto. Perfetto, ok, benissimo. Così si sono impondati il furgone. Quindi abbiamo un paziente salvato, come potete vedere, e invece purtroppo un deceduto a causa dei colpi della mia pistola. Va bene, quindi direi che possiamo rientrare in servizio. Ovviamente devo andare prima a riparare la macchina, perché guardate che disastro mi hanno fatto sulla mia povera macchina. Se no la vedo un po' dura. Però c'è un traffic stop backup, quindi un collega che ha fermato qualcuno e ci richiede supporto. Perché questi me li dai in rosso, questi qua? Non ne ho la più pallida idea. Vabbè, io però vado dal collega. Ah, perché li stanno inseguendo i colleghi. Ok, vabbè, pensateci voi perché io vado dall'altro collega a dargli supporto. Tanto c'è già un'unità, c'è addirittura anche un elicottero. Vedo una mano così, dai, gli sparo le gomme, boh, così. Ok, vai, che mo li pigliate, dai. Dai, due gomme glielo fate, mo pensateci voi, dai. Ok, il mio aiuto comunque gliel'ho dato. E adesso poi ci penseranno loro. Mamma mia ragazzi, abbiamo avuto due casi veramente tosti, soprattutto l'ultimo con quel furgone diciamo armato. Ma dove diavolo è il tipo? Shot? Oh cavolo, gli stanno sparando. Ok, quindi stanno sparando
al collega, quindi andiamo immediatamente perché ha fermato qualcuno e questo qualcuno probabilmente era armato, quindi attacchiamo le sirene che vanno un po' a cacchio perché sono distrutte le sirene. Sentite che cavolo di rumore, oddio, c'ho le sirene più brutte del mondo. Allora, cerchiamo di arrivare, ma non so se hanno già fatto cosa. Vabbè, io provo ad arrivare lo stesso, poi vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Sento spari, sento colpi d'arma da fuoco, quindi sicuramente saranno qua. Chiamiamo... Ok, mi è spawnata davanti. Oh, cavolo! Ha colpi d'arma da fuoco automatica, quindi fermiamoci qua, scendi. No, tirami via questo. Ok, diamo gli assistenza. Ok, è andato. Oh, uno è morto, vediamo se c'è qualcun altro. No. Ok. No, era solo uno che stava sparando. Comunque siamo riusciti a atterrarlo, quindi chiamiamo immediatamente i soccorsi per vedere se riescono a fare qualcosa. Io intanto per sicurezza gli tiro via la pistola. Ok, il collega adesso... penso tornerà. Tra l'altro il collega con un'autocivetta, guardate, bellissima. Ok, vediamo se riusciranno a salvarlo. Vediamo un attimino se riusciranno a salvarlo i soccorsi. Io intanto vado a recuperare un attimo la mia macchina, così magari vediamo di mettere in sicurezza questa zona. Ok, recuperiamo la macchina o quello che ne rimane. Spegni sta sirena perché non si può sentire. Ok, il collega se ne va, vai, che qua ci resto io. Perfetto, sto qua, almeno mi vedono. Siamo in questa zona, vediamo un attimino cosa riusciranno a fare. È un po' cosa riusciranno a fare loro. Se riescono a prestare i primi soccorsi e se soprattutto riusciranno a salvare il tipo. Questo qua però lo vedo male, l'ho preso in pieno col fucile a pompa. Lo vedo abbastanza male, però vediamo cosa riescono a fare i ragazzi qua. Mi sa che no, purtroppo no ragazzi, non sono riusciti a recuperarlo, quindi a questo punto dobbiamo chiamare ovviamente il coroner, così facciamo togliere ovviamente il corpo da qua. Ok, vai, chiamiamo il coroner. Un paziente, come vedete, è purtroppo deceduto, tra l'altro per un colpo in testa, l'ho preso in testa pieno col fucile a pompa, quindi effettivamente era un po' difficile che riuscisse a sopravvivere. E quindi, ok, questo è il coroner, adesso provvederà, insomma, a tirar via il corpo e ci penseranno loro. Ok, scusate ragazzi che passo io. Perfetto. Ok ragazzi, allora io vado a dare un attimo una sistemata alla macchina perché veramente non si può sentire così. Hanno rubato un veicolo della polizia ragazzi, accettiamo assolutamente la chiamata perché è qua vicino. Ok. Allora, vediamo dove cavolo è. Allora, togliamo un attimo le sirene perché tanto per adesso ancora non sa che... Eccolo qua. Ok, eccolo, è scappato. Ok, chiamiamo qualche unità, chiamiamo anche il supporto aereo perché questo è veloce. È veramente veloce. Questo qua è dura a stargli dietro, Questo qua c'è una macchina della polizia bella veloce. Per quello che ho richiesto il supporto aereo, mi sa che devo richiedere quello della SWAT. Ragazzi, gli chiedo il supporto aereo della SWAT, che così magari gli sparano e riusciamo a fermarlo, perché sennò qua è dura. Chiamiamo anche la SWAT via terra. Eccolo. Porca. Sì, però SWAT, se mi venite dietro. Mannaccia. Cavolo, devo riuscire a bucargli almeno una gomma. Se riesco a bucargli una gomma almeno lo rallentiamo. L'ho preso! Oh cavolo, l'ho preso! Incredibile, l'ho preso! Non volevo sparargli, ma... Oh cavolo, ce n'è un altro! Ok, fermati! Mamma mia, come gli stanno sparando male! Fermati! Stai giù, fermo! Ok, fermati lì! Erano in due quindi, maledetti! Erano in due! Ok, chiamiamo subito una richiesta, un'ambulanza. Ok, intanto chiamiamo un'ambulanza e arrestiamo il tipo. Ok, vai.
Perfetto, grazie ragazzi. Ok, il pilota è morto, il passeggero è in arresto, quindi adesso abbiamo un codice 4. Allora, intanto facciamo una perquisizione al passeggero, di modo da vedere che cosa aveva da nascondere, diciamo, il passeggero. Niente di interesse, però noi comunque lo portiamo lo stesso in centrale, perché in ogni caso era anche lui sul veicolo di una polizia. Guardate sto camion, come cacchio guida. Ok, era comunque su un veicolo della polizia, quindi chiaramente lo portiamo, lo facciamo portare in centrale, così poi ci penseranno a interrogarlo e dovrà spiegare perché era a bordo di un veicolo della polizia col suo compagno. C'è anche adesso una persona armata di coltello, ma al momento non abbiamo tempo. C'era medikit, vest e carabina. Beh, perché ovviamente essendo una macchina della polizia c'era dentro anche una carabina. Ok, hanno impoundato la macchina. Ok, l'hanno portata via in una maniera un attimino brusca. Comunque sono arrivati i pompieri, sono qua vicino anche i paramedici, eccoli là. Perfetto, quindi vediamo se loro almeno riescono a salvare qua il tizio, che sarebbe interessante salvarlo così da riuscire a portarlo in centrale e capire perché gli sia venuto in mente di rubare addirittura una macchina della polizia. Sarebbe un bello sentire la risposta, ma ho idea che per questo... sì, no, sono riuscito a salvarlo, ragazzi. Sono incredibilmente riusciti a salvarlo. Beh, dai, questo è andata bene, perché comunque, almeno come detto, siamo riusciti a salvarlo. In questo modo almeno avremo magari qualche risposta in più. Quindi portatelo in ospedale, ovviamente, per tutte le altre cure. Poi, ma guardate questo, ma io veramente non la capisco la gente. Allora, vuoi scendere dalla macchina? Vuoi scendere dalla macchina? Che è adesso, cioè con questa macchina mi vai in giro poi. Allora, levati, dai. Ma guardala, guarda. Allora, scendi. Scendi dalla macchina immediatamente, mettiti per terra. Mettiti per terra, adesso mi hai stressato l'anima, dai. Sto catorcio di macchina, guarda te. Come un paziente deceduto? Non è vero che è deceduto, è vivo. L'hanno salvato. Vabbè. Ok, questo ogni tanto la mod fa un po'... i cavoli suoi. Allora chiamiamo assolutamente un trasporto per questa, che l'arresto, perché mi ha veramente rotto le scatole. Vediamo di chiamare anche un carro attrezzi per sto cesso qua di macchina. Così lei, signorina, adesso la portiamo in centrale, almeno risolviamo la cosa. Oh, qua non c'è nessuno che riesce. Dove va? Signorina, dove cavolo sta andando? Spostiamoci di qua che è meglio, va? Abbiamo capito che la strada non è proprio il posto migliore dove stare su GTA. Ok, oh, la macchina... Oh, niente, non ce n'è uno che riesce a stare senza massacrarsi male. Ah, sei tu? Vabbè, allora vai con loro, basta che vi decidete. Hanno fatto il giro della vita per tornare qua. Dai, vada con loro allora, che la portano dentro, dai. Dunque, io direi che quindi abbiamo concluso anche tutte queste chiamate. Devo dire che oggi sono andate veramente tutte quante molto bene. Abbiamo fatto veramente un sacco di arresti, sparatorie, come sempre, inseguimenti, insomma, di tutto e di più. Quindi questa Kate Cana è stata presa in consegna appunto dai colleghi, per cui abbiamo risolto anche questa e direi che siamo a questo punto a posto. Altri veicoli della polizia rubati, non ho ancora visto nuovi call out al momento, però comunque li vedremo, perché tanto, come detto, sono li ho installati, ne installerò anche altri, così magari nel prossimo gameplay vedremo solo chiamate nuove. Comunque, ragazzi, io vi invito, per far proseguire meglio la serie, mi raccomando, come sempre, lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, se vi va, ragazzi, seguitemi anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, io vi saluto, noi ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!